cartellone dovremmo parlare appunto del libro della Maraini intitolato La scuola ci salverà. Però in realtà pochi mesi dopo è uscito Una rivoluzione gentile e quindi farei qualche domanda anche sull'ultimo libro. In quest'opera, attraverso riflessioni, dati statistici, esempi concreti, storie autobiografiche e anche racconti narrativi, perché il libro è diviso in due parti, indaga luci e ombre della scuola, ma sempre con un pizzico di ottimismo, con la convinzione che solo la scuola abbia il potere di insegnare il disprezzo nei riguardi di ogni tipo di discriminazione, di garantire un futuro più equo e di allenare l'immaginazione. Come mai proprio in questo momento ha sentito l'urgenza di raccogliere questi articoli e farne un libro? Perché secondo me nel momento di crisi tutto va per aria, no? Però è naturalmente sono momenti difficili in cui magari vengono fuori delle magagne, però sono anche momenti in cui ci si guarda, ci si osserva e ci si critica, e forse sono i momenti in cui si fanno dei nuovi progetti, perché per uscire dalla crisi bisogna fare dei nuovi progetti. Ecco perché la scuola secondo me è essenziale, è l'anima di un paese, è il futuro di un paese, è il respiro di un paese, e quindi secondo me c'è stato fatto un errore nelle ultime riforme di pensare che la scuola fosse un'azienda, che è un po' un'idea berlusconiana, è l'azienda che deve produrre dei lavoratori. Invece non è così. Secondo me la scuola deve formare, non produrre. Quindi non ha niente dell'azienda, non basta chiamare quello che una volta era il preside, il dirigente, no? Bisogna semplicemente lavorare di più sulla cultura, fare dei progetti culturali e soprattutto cambiare il rapporto con i ragazzi, perché sono cambiati molto, è cambiata l'atmosfera, è cambiata la cultura, è cambiato il modo in cui noi ci avviciniamo alla cultura, è cambiato per esempio il rapporto con l'informazione, cioè l'informazione è diventata alla portata di tutti e si è moltiplicata, si sono moltiplicati gli strumenti dell'informazione, mentre la formazione è rimasta indietro, e quella ha a che vedere con la sacralità della scuola. Quindi la scuola è stata dissacrata e secondo me va risacralizzata, cioè vuol dire investire in cultura, in psicologia, in rapporti, in senso dei rapporti civili, dei rapporti umani, dello scambio, del dialogo. Tutto questo è rimasto un po' per aria, però noto che nonostante la decadenza dell'istituzione scuola c'è una rete di insegnanti, e questo l'ho scritto, quindi lo dico da molto tempo perché vado molto in giro per le scuole, una rete di insegnanti che fanno molto bene il proprio lavoro, veramente ce la mettono tutta, e anzi fanno quello che la scuola ufficiale, cioè che la scuola come istituzione non fa, e quindi è pagati poco, poco considerati, però fanno un grande lavoro. E dove gli insegnanti fanno un lavoro appassionato, veramente di mettere tutto se stessi in quello che fanno, i ragazzi rispondono benissimo. Questa è la mia esperienza. Siamo con l'assessore alla cultura Emanuela Ferracuti, che da sempre sostiene con forza la nostra rassegna, e chiederei a lei un bilancio della serata. Con Dacia Maraini anzitutto possiamo dire che chiudiamo quella che è la stagione degli eventi estivi e inauguriamo senz'altro poi quella che sarà la stagione teatrale autunnale. Un ospite d'eccezione, una scrittrice, autrice tra le più tradotte al mondo, quindi è stato per noi un onore ospitarla in questa serata in cui era presente un pubblico così
sicuramente attento, un pubblico che ha ascoltato veramente con entusiasmo le parole di questa scrittrice, che questa sera ha affrontato due tematiche molto importanti: il ruolo della scuola, quindi della scuola come istituzione, e il ruolo della figura femminile nella società, in un'epoca che ci vede ancora alle prese con una pandemia, ma in un periodo che possiamo definire come quello della ripartenza. Per cui ecco, un grazie sicuramente a chi sostiene da tempo questa rassegna che Oriana Salvucci porta in giro per le Marche da moltissimo tempo, quindi un ringraziamento a lei, a tutti gli sponsor e a tutti coloro che appunto permettono che questa rassegna esista. Grazie a tutti. Ringraziamo l'assessora e vi aspettiamo per il prossimo appuntamento domani 16 settembre al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Umberto Galimberti.